direzione Vienna e stamattina ci siamo alzati con una Bratislava sotto la neve. Siamo appena arrivati a Vienna, ora ci dirigiamo prima all'albergo, posiamo tutto e poi andiamo a mangiare la sake. Anthony, vuoi salutare qualcuno? Ciao. Tua mamma, tuo papà? No. Non li saluti. A Felice, a Pascalì? Niente. Vabbè. Saluto anche da Carmine, che abbiamo incontrato. L'abbiamo incontrato per strada, ci siamo incontrati per strada. Ci accompagnerà per questa giornata a Vienna. Ci abbiamo unito l'utile al dilettevole e saremo insieme. Calabria versus Campania. Un saluto a tutti. Check-in fatto. Ci dirigiamo verso il centro. Qui ci troviamo sole che spacca le pietre, giornata molto estiva. No, fortunatamente non fa freddo, anche se nevica non fa freddo. Quindi ora ci dirigiamo alla volta di Vienna. Il bacio di tutto. Nevica un po' troppo forte ora. C'è vento più che altro. Non fa esageratamente freddo, ma per noi non è nulla, veniamo dai monti, siamo tipo gli omini Loacker. Veniamo dalla sigla noi. Evitate di acquistare i magneti perché costano un botto. Comunque è fantastica come città, veramente c'è tantissimo da vedere. Continua a piacermi questa città, anche se sta nevicando un po' troppo. Tra poco direzione Caffè Sacher, andiamo un po' a rifocillarci. Mi sento un po' sconfitto perché alla fine non abbiamo trovato nulla di che, ci siamo mangiati il kebab. Qui veramente prezzi esagerati. E che cosa hai trovato, Carmine? Vai. Nduja di sbi. Cioè. Però abbiamo trovato la nduja. Ragazzi. Questa è stata la sorpresa. Le soddisfazioni. E già abbiamo anche il calabrese con noi, eh? Ovviamente. Esportiamo da secoli cultura culinaria. Piccante. E noi continuiamo comunque a camminare sotto la neve. Signori, siamo venuti all'Hotel Sacher per assaggiare la Original Sacher Tour. E qui abbiamo una scena di Nanni Moretti da proporre. Comunque ho ordinato della Sacher Tour. Cosa? Cioè, lei praticamente mi sta dicendo che non ha mai mangiato una Sacher Tour. No. Vabbè, facciamo così. Facciamoci del male. Com'è stata l'esperienza all'Hotel Sacher? Direi un'esperienza mistica, oserei dire. A parte il prezzo. A parte il prezzo, che è anch'esso mistico alla fine dei conti. E siamo arrivati al Belvedere.
qui c'è un'esposizione di diversi quadri, tra cui il Bacio di Klimt. Infatti il museo appunto è famoso per questo dipinto in particolare. Fondamentalmente è davvero un bel quadro, ma tra l'altro è imponente, è gigantesco, veramente grande e bello. E qui sono arrivati la squadra della Cina. Sono indicibili, sono delle persone indicibili e non cambieranno mai, sono veramente insuperabili in quanto a cadute di stile, a imperfezione stilistica. Guarda, tutte le cose belle evolvono al termine, quindi salutiamo il nostro amico Carmine che ritorna a Bratislava. Saluto i miei amici irpini. Alla prossima. Le migliori glorie. Ciao ciao. Il giro finisce qui. Domani si sarà da Vienna e poi direzione Lubiana.